Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al Padre, dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità, io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Parola del Signore. Le parole del Santo Evangelo cancellino i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Nella memoria della Beata Vergine Maria di Fatima, ricordando le apparizioni della Santissima Vergine ai tre pastorelli in cova di Iria, piccolo borgo della cittadina di Fatima, e in Portogallo, ecco, ascoltiamo questa parola straordinaria di Gesù che si conclude con un'apertura del cuore alla speranza di una felicità senza fine. La vostra tristezza si cambierà in gioia. Penso che queste parole diano lo spessore della felicità a cui Gesù ci vuole chiamare. Indica la gioia della risurrezione. Siamo già nel 40° giorno della Pasqua. Oggi anticamente la Chiesa ricordava il giorno dell'ascensione di Gesù. Anticamente in questo giorno, giovedì della sesta settimana di Pasqua, era il giorno della solennità dell'ascensione, che poi è stata trasferita nella domenica successiva. Domenica prossima celebreremo questa solennità. Ma ci ricorda Gesù, ecco, nella gioia della risurrezione, che egli sì verrà tolto alla nostra vista, verrà tolto cioè alla nostra al nostro relazionarci fisicamente con Gesù risorto. Lo diceva Gesù ai discepoli: ma come aveva promesso, non vi lascerò orfani, io vado, ritorno da voi, il vostro cuore sarà nella gioia, aveva anzi detto Gesù. Per cui ci parla Gesù del suo ritorno. Ma che cos'è questo un poco? Attenzione, non è qualcosa di cronologico. Sono passati quasi 2000 anni dalla risurrezione e dalla ascensione al cielo di Gesù. Non è poco tempo, 1990 anni, ma è un poco, se noi consideriamo il tempo cronologico misurato all'incommensurabile eternità, è un poco, è nulla. 1000 anni per te sono come il giorno di ieri che è già passato,
dice il Signore e lo ripete l'orante e ci fa pregare la liturgia delle ore, dei salmi. 1000 anni per il Signore sono niente, l'eternità è nulla. E la gioia che Gesù promette è una gioia piena, eterna, vera. La Vergine Santissima già a Lourdes, a Santa Bernadette, aveva detto: Bernadette, io non ti prometto che ti farò felice sulla terra. La felicità sulla terra, e noi lo sappiamo, non solo non esiste, è qualcosa di effimero, di passeggero, è breve, è fugace. Sappiamo come quello che ci può dare gioia oggi ci può essere, oggi stesso ci potrebbe essere tolto. La gioia che noi dobbiamo, su cui dobbiamo fondare la nostra vita, deve essere una gioia eterna, vera, piena. E solamente Dio, che è il sommo bene, può darci questa felicità, questa gioia. Non i beni passeggeri della terra, non i beni terreni, ma i beni eterni. E allora ci invita la Vergine Santissima a innalzare lo sguardo al cielo. I discepoli hanno alzato lo sguardo il 40° giorno della Pasqua per vedere ascendere il Re nella gloria, ascendere Dio tra le acclamazioni. Ma quel Gesù che voi state vedendo ascendere al cielo, avete visto ascendere al cielo, tornerà nuovamente nella gloria e sarà festa e sarà gioia quando tornerà a prenderci per portarci con Lui nella beata eternità, quando anche noi transiteremo, quando anche noi faremo esperienza della vita eterna. Quando? Un poco. Possono essere anche 1000 anni questo poco. Volete vivere 1000 anni? Chiedete al Signore altri 1000 anni. Ma al di là della longevità sulla terra, la bellezza e appartenere a Dio nell'eternità e sapersi indirizzati verso quella gioia che nessuno ci potrà mai togliere, quella gioia, quella felicità che nessuno può sottrarci, tranne le nostre scelte insensate, insane. Ci vogliamo, ecco, unire al cuore immacolato di Maria, unire i nostri cuori. La comunità nascente, la Chiesa nascente, era un cuor solo, un'anima sola, pregavano incessantemente, uniti con Maria, la Madre del Signore, con la Madre di Gesù e Madre nostra, che Gesù ci ha affidato ai piedi della croce. E noi dobbiamo chiedere ancora una rinnovata effusione dello Spirito Santo per la Chiesa, e dobbiamo consacrarci, cioè innestarci, lasciarci coprire, lasciarci accogliere, abbracciare dal cuore materno di Maria, il suo cuore immacolato. E lei, la Vergine Santissima, ha questi 3 bambini, ha detto alla fine: il mio cuore immacolato trionferà. Nonostante forse tante volte, ecco, non sempre si è stati pronti, disponibili, immediati nel compiere anche quello che la mamma di Gesù ci diceva. Tante volte Maria, come a Cana in Galilea, ha detto: fate quello che lui vi dirà. È la raccomandazione di una mamma. Quella mamma che aveva chiesto la consacrazione al suo cuore immacolato. E noi oggi, al termine della celebrazione eucaristica, vogliamo ciascuno personalmente e tutti insieme, anche come comunità, consacrarci al cuore di questa mamma. Un cuore immacolato, sì, senza macchia, ma è anche un cuore addolorato per i tanti figli che si perdono. E Maria ha chiesto penitenza e preghiera. Ma dei bambini tu chiedi penitenza?
che di sacrificio, che di preghiera. E Maria non ha risparmiato, e noi lo sappiamo, tante volte forse come credenti anche noi facciamo un po' acqua da tutte le parti, perché pensiamo che la preghiera sia un'assicurazione, che non ci capiti nulla, preghiamo perché non ci colga la pandemia. Sapete che i bambini Francesco e Giacinta, durante l'epidemia della spagnola, morirono. Ma come, avevano visto la Madonna? Ma come, pregavano e sono morti? Allora la preghiera, ecco, è questo nostro essere uniti al Signore, ma non è un'assicurazione, non è uno scudo, se non diventa una superstizione, anche il rosario. Se tu preghi il rosario non ti succede niente. No, probabilmente anzi verrai ancora più bersagliato dal maligno, dalle cattiverie umane, però avrai forza. Dio non ti permetterà mai di abbandonarlo. Se tu ti tieni stretto, catena dolce che ci rannodi a Dio, abbiamo pregato il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, stringiamola la corona del rosario nelle nostre mani, non lasciamo questa arma di salvezza. È come il salvagente per il naufrago, lo devi tenere stretto, perché ci saranno i flutti, le onde, ma se tu ti tieni, ma quella speranza che Dio mette nel tuo cuore di giungere al porto sicuro della salvezza non verrà disattesa. Sapete che la Madonna aveva fatto vedere anche ai pastorelli l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Sono le realtà ultime. L'inferno e il paradiso sono le realtà eterne. Morte, giudizio, inferno e paradiso. Queste sono le realtà finali. Forse non ne parliamo più. Ma non perché non ci crediamo, perché forse vorremmo evitare di fare un po' di terrorismo spirituale, ma non c'è da fare terrorismo spirituale, sono delle raccomandazioni. La morte è una cosa certa, come certo che tu già sei nato, è certo che morirai, trovati pronto. C'è ancora il sole, sono le 7 del pomeriggio, certo se eravamo in inverno era già notte fonda, ma speriamo che oggi il sole non tramonti allora. Il sole tramonterà, arriverà il termine della giornata, arriverà il termine della nostra giornata terrena, della nostra vita terrena, la morte, e ci sarà il giudizio di Dio. Queste parole le ha dette anche San Giovanni Paolo II ad Agrigento, vi ricordate quando ha parlato, giusto anche per ricordare il nostro santo proclamato beato, servo di Dio beato, Rosario Angelo Livatino, no? Verrà il giudizio di Dio e ci dobbiamo presentare davanti a Dio. Dalle nostre parti si dice male non fare, paura non avere. E quindi la raccomandazione di una mamma qual è? Evita il peccato, evita il male. Ma anche il Signore ce lo dice, no? Nella legge di Dio, ecco, ci invita il Signore a non compiere il male, anzi a fare del bene, se lo vuoi e quanto lo puoi fare, quel bene che Dio ti dà da fare. E amare anche i nemici, essere amabile sempre, fare del bene sempre, pregare. Pregate per coloro, anche per coloro che vi fanno del male. Questo ha chiesto anche la Madonna, no? La Vergine Santissima, la preghiera per i peccatori, la penitenza per la conversione di noi e di tutti i peccatori, anzitutto la nostra, perché possiamo abbandonare la via del peccato e delle nostre passioni, dei nostri vizi e correre veramente nella via della santità. E dopo il giudizio,
ci sarà o l'inferno, che è una scelta del peccatore che si ostina nel peccato, perché Dio tende sempre la mano e tu devi afferrare la mano di Dio. Ecco, Maria ci è venuta a ricordare che non c'è una mano di Dio che è pronta a schiacciarci, no, c'è una mano di Dio che è pronta a salvarci. Questo ci sta ricordando questa mamma. E stasera forse lo dobbiamo ricordare anche a noi stessi. È la mano di Dio che ci vuole trarre fuori da quelli che sono anche i gorghi, i vortici del male, della cattiveria umana. Altrimenti ci lasciamo prendere anche noi, ci lasciamo fagocitare anche noi, se facciamo come gli altri. Quanto male che c'è nel mondo. E se tu ricevi un male, la tentazione qual è? Quella di rispondere al male come? Con ti do pan per focaccia, dice il mondo, no? Ti restituisco quanto dovuto. Tu mi dai uno schiaffo, io te ne do almeno un altro. Poi se mi garba pure gli interessi, te li faccio avere. E no, invece il Signore ti invita a porgere un'altra guancia, un altro lato, e mostra l'altra faccia della bontà che c'è nel tuo cuore, non mostrare la cattiveria. Caino lo sanno fare tutti, Giuda lo sanno fare tutti, e gli riesce bene a molti, ma almeno noi, ecco, almeno noi proviamo a rimanere nel silenzio, noi stessi, ai piedi della croce, dove Gesù ha affidato al discepolo che egli amava l'amore più grande che aveva sulla terra, la sua mamma. Se in questo momento ci venisse detto, in questo preciso istante, tra 30 secondi lascerai questo mondo, qua vedo che c'è una nipotina, a chi la lasciate? Ti raccomando, no? Se me ne devo andare, me ne devo andare. Ti lascio la cosa più cara che ho. A chi la lasci? Gesù non è che dalla croce ha gridato, Giuda, ritorna indietro che ti lascio mia madre. No, non l'ha fatto, te ne sei voluto andare, vattene. O a Pietro che lo ha rinnegato, lo ha chiamato da lontano, no? Dalle nostre parti si dice come vito a Luca Pezzo ce l'ha solo Ferrizzo, no? Che significa? È la cosa più bella, no? Che possiamo dire con le nostre filastrocche di paese, no? Che mi vedo vicino, gli lascio le cose che ho, gliele devo lasciare a qualcuno, scusate, e gliele posso lasciare a chi dico io, sì. E gliele posso lasciare a chi mi vedo vicino, sì. Ci conviene stare vicini a Gesù, ci conviene stare vicini alla sua mamma. Capite che è una questione, non mi vado a scomodare Blaise Pascal, che diceva che ci conviene, fra credere e non credere, conviene credere, perché siccome la posta in gioco è, non ha valore, o meglio, non è quantizzabile il valore, l'eternità in confronto alla brevità della vita, ti conviene scommettere sì o no? Scommetti che ti conviene, scommetti che esista l'eternità perché ti conviene, ti conviene. Ma qua non si tratta di una questione di convenienza, è Dio stesso che ci porge sempre la mano, che ci dà l'opportunità, e questa opportunità ci viene offerta oggi anche consacrando le nostre misere vite alla misericordia infinita di Dio per mezzo del cuore immacolato di quella creatura, Maria, che ha fatto perfettamente la volontà di Dio e ci insegna che possiamo farlo anche noi, di essere graditi a Lui, per trovarci, come dice l'Apostolo Paolo, santi immacolati al suo cospetto. Chi di noi è santo? Nessuno. Chi di noi è immacolato?
nessuno, ognuno di noi si guardi nella propria coscienza, ciascuno i propri peccati. Ogni tanto quando qualcuno mi racconta qualcosa di qualcun altro, io dico, senti, mi bastano già i miei peccati, non voglio sapere quelli degli altri. Provo a meditare eventualmente sulle cose che devo cambiare io. Non mi interessa di quello che non posso cambiare degli altri. Ognuno poi rendiconterà, alla fine ci sarà la resa dei conti, no? Si tirerà la linea ed è la somma che fa il totale, diceva qualcuno, no? Scherzando e ridendo. Qua non c'è né da scherzare né da ridere. Ci sarà il giorno della resa e guai a noi se saremo pesati, computati e trovati mancanti. Guai a noi. Ma il male è per noi, se ce lo siamo creati noi. Se noi invece ci creiamo le opportunità di bene, e lo vogliamo creare anche per i nostri familiari, per i nostri cari, per le persone belle che, con le quali ci interfacciamo, ci relazioniamo. Pensate Paolo, no? Nella chiesa di Corinto incontra Aquila, sua moglie Priscilla, si mette a lavorare pure lui, fabbricante di tende, e lì c'era il capo della sinagoga e gli parla di Gesù e crede anche il capo della sinagoga, l'arcisinagogo Crispo, con la sua famiglia, molti corinzi ascoltando Paolo credevano, si facevano battezzare, perché la fede diventa veramente qualcosa di contagioso nelle cose buone. Contagiamoci di cose buone, non pensiamo semplicemente alle cose cattive. Che di cose cattive ce ne sono tante. Puntiamo la nostra mente, il nostro cuore sulle cose belle, sulle cose buone, anche le nostre azioni, il nostro parlare. È una scommessa, ma noi ci dobbiamo provare, quantomeno per noi, quantomeno per noi. Perché è così. E allora la scommessa è proprio quella di, ecco, rimanere attaccati alla mamma. Attenzione. E ti diranno che sei mammone. E vabbè, sono mammone, io preferisco stare con la mamma. E ti diranno che, come dicevano, vi ricordate, forse ve l'ho detto già in qualche altra meditazione, al beato Pier Giorgio Frassati, no? Che si trovava con la corona in mano del Santo Rosario, era alla fermata del mezzo pubblico, penso che sia stato il tram o l'autobus a Torino, era con la corona del Rosario, stava pregando, c'erano i suoi compagni di università che lo guardavano. Ah, sei diventato bigotto? E lui li guardò e disse, no, sono semplicemente rimasto cattolico. Chiediamo al Signore la grazia di rimanere, e ogni tanto vi do la battuta, siete ancora cattolici? Sì, rimaniamo cattolici. Rimaniamo cattolici. Quello che ci hanno consegnato, quello che ci hanno consegnato le nostre nonne, i nostri padri, i nostri genitori, il dono della fede, custodiamolo. Oggi se ci troviamo qui è perché c'è una mano materna che ci conduce, che ci accompagna, come diceva il Santo Padre San Giovanni Paolo II, una mano materna ha deviato. È una mano materna che sa quando ci deve scansare alcune cose e sa quando ci deve invece tenere per mano anche per attraversare altre cose. Che la Vergine Santissima veramente ci tenga per mano. Questa è la consacrazione che noi facciamo stasera. È un lasciarci tenere per mano. C'è un canto, magari qualche volta lo rifaremo. Maria, insegnami a camminare come hai fatto con Gesù, e tanto lo cantavamo, stringimi la mano, tienimi per mano, guidami a Gesù. Ecco, che Maria ci conduca a Gesù, e anche noi, quando possiamo dire una parola buona, diciamola.
di parole cattive già se ne sentono tante. E chissà, forse tante volte quelle parole cattive, perché, come dice Gesù nel Vangelo, la bocca parla dalla pienezza del cuore. Lo traduciamo in siciliano, un luogo da mala coscienza, come si adopera, così pensa. Non c'è bisogno di traduzioni, no? Si capisce. E allora guardiamo a Gesù e pensiamo bene, che a pensare bene possiamo anche sbagliarci, ma quantomeno non abbiamo sbagliato noi.